I lavori in corso sul viadotto di Gagnone, lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, nel fine settimana hanno mandato in tilt la viabilità ordinaria fra Druonio e il Fondovalle. Lunghe code si sono formate in entrata e in uscita dal paese, in coincidenza con gli arrivi e il rientro dei vacanzieri. Era prevedibile. Il senso unico alternato disposto per chi viaggia sul ponte rallenta il transito dei mezzi. L'argomento è stato uno dei temi trattati al tavolo prefettizio convocato ieri mattina a Villa Taranto. Con il prefetto Sidoti erano presenti i sindaci dei 7 comuni della Valle Vigezzo, ANAS, un tecnico della Regione Piemonte e i vigili del fuoco del VCO. Sulla carta la riunione sarebbe dovuta servire ad individuare una soluzione alla limitazione imposta da ANAS al transito dei camion con portata superiore alle 25 tonnellate. Così non è stato. Gli amministratori hanno in cantiere un nuovo incontro entro fine settimana. La limitazione ai mezzi pesanti di fatto sta creando problemi all'economia della valle. Ci sono attività economiche che rischiano lo stop per il mancato approvvigionamento delle materie prime e anche diversi cantieri potrebbero fermarsi per lo stesso motivo. Una soluzione alternativa al ponte ci sarebbe, la vecchia strada comunale che attraversa il centro della frazione di Gagnone, strada chiusa da qualche anno dopo uno smottamento. Nei giorni scorsi il sindaco di Druonio Marco Zanoletti e il presidente dell'Unione Montana Valle Vigezzo Paolo Giovanola sono scesi a Torino per un incontro in regione. Hanno chiesto sovvenzioni per poter intervenire sulla montagna franata e poter così garantire un percorso alternativo. Torino sta studiando soluzioni. Intanto il versante è già stato bonificato negli anni scorsi, sono state posati anche alcuni sensori. I rilevatori non hanno evidenziato nuovi movimenti della frana. La comunale potrebbe dunque essere riaperta con servizio di guardiania dopo alcuni interventi sulle reti paramassi.